Cagiva Mito 500 e la Cagiva 500 con cui nel 1993 Kocinski colse comunque dei risultati importanti. Beh, secondo me questa moto non invecchia mai per me, cioè, poi mi crea sempre un'emozione particolare perché non ha solo colto dei successi importanti che siamo saliti nell'ultimo anno che abbiamo corso 14 volte sul podio. Con un Kocinski più in forma, non mi stancherò mai di ripeterlo, avremmo potuto vincere anche il campionato del mondo perché la moto era detta anche dei giapponesi e dei piloti che partecipavano al campionato del mondo tra le più veloci. È un ricordo incredibile che ha emozionato me, ha emozionato milioni di persone nel mondo e non finisce mai questa storia della Cagiva. Tutti vogliono sempre parlare, continuano a ricordarla, sì. Erano i tempi anche di Eddie Lawson che passò appunto alla Cagiva 500. I tempi di Eddie Lawson, di Randy Mamola. L'unico mio rammarico che ho detto e dirò sempre di non avere avuto la possibilità di avere un pilota come René. Troviamo alcuni dettagli estetici della Cagiva Mito 500 anche sulla moto di prodotto. Quando è nata? Io dico che a distanza di anni è ancora la più bella moto da Gran Premio che ci sia. E alcuni hanno cercato addirittura di imitarla e noi invece l'abbiamo imitata in casa cercando di produrre una moto di cilindrata 125 che veramente bellissima e farà sognare tutti i ragazzi. Rigorosamente due tempi. Rigorosamente al momento due tempi, sì.